Comincia l'anno scolastico 2023-2024 e il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Martellotta, Gianni Tartaglia, sceglie Villa Peripato per tenere il primo consiglio dei docenti. Una idea assolutamente innovativa che comunque è coerente con quella che è l'impostazione seguita da sempre dal dirigente scolastico, vale a dire outdoor education, eco education. Un anno scolastico che sta per cominciare in maniera innovativa e originale, d'altra parte portando avanti quella che è stata l'impostazione dell'outdoor education. Sì, anche quest'anno il mio atto di indirizzo e quindi della Martellotta è quella dell'outdoor education. Siamo in mezzo alla natura, in mezzo alla natura, la natura ci insegna e insegna a noi docenti che trasferiremo poi questo sapere ai discenti. Per due ragioni abbiamo voluto fortemente questa location: una per questo, perché con gli alberi, con la natura ci fa ricordare quella che è la nostra mission, una mission che tiene a conto due cose, e cioè l'inclusione e il miglioramento, e poi anche perché il cuore pulsante, il polmone di questa città troppo bistrattata. E allora la risposta della scuola, la risposta della Martellotta, la risposta dei nostri bambini è quella di avere una possibilità in più. I minori sempre più protagonisti della cronaca anche nera, purtroppo. Il ruolo della scuola diventa sempre più delicato e centrale. Mi vengono i brividi a pensare a quello che succede a Caivano e una mia stretta di mano anche ai dirigenti scolastici che in prima linea sono in quelle zone d'Italia dove, come sapientemente hanno detto alcuni esponenti politici dei nazionali, dovrebbero essere assediati dallo Stato. La presenza dello Stato, la presenza della sicurezza è fondamentale. Noi dirigenti rappresentiamo lo Stato, ma senza la sicurezza azione educativa non se ne può fare.